uova sopportino il peso di un'auto intera. Buona fortuna! Si parte! Sono uova normali, non sono sode. Come mamma chioccia le ha fatte. Iniziamo. Se non funziona, no, ci sarà un bel disordine qui. E siamo proprio nella linea di fuoco. L'hai scelto tu questo posto. 750 litri di macchina contro dei gusci d'uovo. Speriamo bene. Oh, sento qualcosa che si spacca. È andata? Ha funzionato. Non avevo il minimo dubbio a riguardo. Delle uova di gallina stanno sostenendo un'intera automobile. In realtà, dai tuoi calcoli, risulta che quelle uova potrebbero sostenere un peso maggiore. Ne sono convinto. Lo chiedo perché ho un'altra auto compattata. Le uova sostengono già 750 kg, ma grazie alla forma curva doppia, sopporteranno una seconda auto? Ora sì che ci divertiamo. Staranno dicendo cose tipo un po' più a sinistra, un po' più a destra. Siate precisi. Oh, qualcosa si spacca. Lo sento anch'io. Spaccature piuttosto significative. Queste uova si sono comportate molto bene. Hanno sostenuto due auto e dimostrato la nostra teoria. Grazie alla loro doppia curva, queste uova sostengono oltre una tonnellata e mezza di peso. Un'ultima cosa, nel caso aveste pensato, ma saranno sode o fatte di cemento armato? Vorrei dimostrarvi che sono tutte uova vere e crude. Eimer, sei pronto? Sì. Ok, allinea il calcolo. Ok. Un po' più vicino, ancora un po'. Così va bene? Sì. Bene, andiamo. Uno, due, tre, via. Sì. Decisamente uova vere. Sono più forti di quello che si pensa, è tutto grazie alla forma.